Buongiorno a tutti, ci ritroviamo. Oggi facciamo insieme lo strudel di mele, così come l'ho imparato io. Andiamo a vedere gli ingredienti. Per l'impasto abbiamo 250 g di farina 00, un uovo, 10-15 g di burro, un cucchiaio di aceto normale, di vino bianco, 3 cucchiai di acqua normale o latte. Per il ripieno invece da 1,4 kg a 1,5 kg di mele, 100 g di zucchero, 50 g di uva sultanina, 50 g di mandorle tritate, 50 g di pane grattugiato e una bustina di vaniglina. Andiamo a impastare. Mettiamo la farina sulla spianatoia, facciamo la fontana e mettiamo dentro gli ingredienti. L'uovo, il burro morbido, l'acqua e l'aceto. Ok, comincio a impastare. Vicino a me ho preparato una ciotolina con un po' di farina e anche un bricchettino con un po' di latte. Nel caso fosse troppo morbida, aggiungo un pochino di farina, di latte, di farina o di latte in base a se è troppo morbida o troppo dura, ecco. Può succedere in base all'umidità dell'aria, a tante cose. L'impasto alla fine deve risultare abbastanza elastico, non troppo morbido. Ecco, secondo me un pochino di latte ci vuole, almeno 3 cucchiai di latte. Dipende a volte la dimensione del cucchiaio, che facciamo le misure, la bilancia, tante cose. Ok. È un po' più morbida della pasta della sfoglia, diciamo delle tagliatelle. Ma è un po' più dura, anzi un bel pochino più dura rispetto alla pasta della ciambella o dei biscotti. Impastiamo ben bene, qualche minuto. È un po' di tempo che non lo faccio più, speriamo di fare un bel lavoro. Questo tipo di pasta deve riposare. È importante almeno mezz'ora di farla riposare dentro la pellicola, minimo mezz'ora, il tempo che si sbucciano le mele, si prepara il ripieno. Ora lo taglio in due parti, faccio due pallini. Ok, bene, li avvolgo nella pellicola e li metto a riposare. Adesso sbucciamo le mele, tanto vi faccio vedere la prima e poi tanto il solito lavoro, giusto per la dimensione dei pezzetti. Ok. Facciamo questa cosa. Spesso nelle torte di mele i pezzettini di mele sono abbastanza grossi. In questo caso invece abbiamo bisogno di fettine abbastanza sottili. Quindi se io ho un quarto di mela che è così, faccio un taglio centrale e taglio le fettine in questo modo. Ok, invece così già va bene. Però non pezzettoni grossi, perché poi lo dobbiamo arrotolare e se abbiamo i pezzi grandi abbiamo delle difficoltà.
tante fettine e via. E procediamo così con tutte le mele. Le mele le ho tagliate tutte, adesso vado ad aggiungere gli altri ingredienti. Comincio dallo zucchero, non c'è un ordine preciso, Il pane grattugiato. Il pane grattugiato serve ad assorbire l'umidità che la mela fa nel cuocersi, le mandorle. L'uvetta l'ho sciacquata, ma non l'ho tenuta in ammollo, perché non è necessario, che si gonfia a sufficienza durante la cottura. Ora mi metto la bustina della vanillina. E mischio bene con le mani. È importante una bella mescolata, perché gli ingredienti asciutti si attaccano alla mela. E poi a me piace mettere le mani in pasta e mischiare così. Voilà! Ora metto di fianco, vado a prendere la mia pasta e la vado a stendere, una mezz'oretta passata, andiamo avanti. Riprendiamo in mano la pasta, togliamo la pellicola, che è diventata bella morbida. Adesso qui. Ok. Due palline, perché devo stendere due strudel. Bene, comincio con la prima. Adesso serve il tempo di stesura. Non è facile dargli la forma rettangolare, ovviamente, però facciamo del nostro meglio. Questa ricetta me l'ha insegnata una signora tedesca che ha sposato un albergatore di Bellaria molti anni fa. Eravamo a un corso di cucina, lo chef ci insegnava a fare lo strudel con la sua ricetta, era molto simile a quella della signora. L'unica cosa, non c'era l'uovo in quella dello chef, e la signora ha portato la sua. Lui era ben disposto, perché diceva sempre: chi ha qualcosa, qualche idea, la porti avanti. E così abbiamo fatto. Io l'ho fatta mia, perché mi piace come viene. E la faccio d'inverno, la faccio spesso. Adesso è un po' che non la facevo più, quindi sono un po' fuori allenamento. Scusate se faccio degli errori. Ci vorrebbe il metro. La ricetta dice 60x70, un pochino meno ancora, penso. Andiamo. Andiamo. Così ci siamo, secondo me. Adesso andiamo a tirare l'altra. Le nostre due basi sono pronte. Faccio un po' così con le mani, gli do un pochino la forma degli angoli. Se si strappa un attimino non succede niente, la riaggiustiamo e poi mettiamo metà qui e metà qua. Le faccio in contemporanea, così sembra impossibile che ci stia tutto, eh? Ci sta, è una promessa. So che qualcuno le salta in padella le mele. Io ho imparato a fare così, mi piace molto, viene alle mie amiche piace, agli amici anche, agli ospiti dell'albergo. Glielo chiediamo stasera. Ecco qua.
pulisco un pochino le mani per lavorare meglio. Vado, piego, faccio attenzione ai bordi che non esca. Ok, ancora. Ancora. Lo metto con la piega laterale, però sopra, così se fa un po' di liquido non fuoriesce. Eccolo il mio strudel. Adesso lo metto nella teglia. Nella teglia ho messo la carta da forno, però sotto lo unta un attimino così non si alza durante la cottura col calore. Ecco qua. Adesso faccio anche l'altro e poi faccio vedere il prossimo passaggio. Ho fatto sciogliere un po' di burro e adesso vado a spennellare il mio rotolo. L'alternativa a questa operazione è aprire il forno almeno 3 volte durante la cottura e passare con il pacchettino del burro sopra la pasta calda che si scioglie all'istante, però in quel caso bisogna farlo almeno 3 volte. Adesso lo ungo bene, abbondantemente, anche perché qui in albergo ho il forno ventilato, quindi lo temo sempre un attimo in più. Lo strudel viene meglio con il forno statico, secondo me. Lo metto in forno a 170 gradi, almeno una quarantina di minuti. Il nostro strudel è cotto, ho aspettato una mezz'oretta per arrivare a questo punto e ora l'operazione da fare, appena tolto dal forno l'ho spennellato di nuovo con il burro, così rimane più morbido. Ora lo devo coprire con lo zucchero a velo, ce ne vuole tanto perché la pasta non è zuccherata, quindi è necessario che addolcirlo un pochino, faceva un buon profumo. A chi piace si può mettere la cannella, a me piace così. Adesso per fare la porzione trasferisco uno dei miei strudel sul tagliere. È maneggevole, come vedete. La dose che abbiamo fatto, secondo me, sono sufficienti per una quindicina di porzioni. Vogliamo fare un taglio centrale, così la fetta è più bella. La seghettina. Ecco, mi aiuto un attimo con la mano. Ecco, questa è una porzione dal mio punto di vista. La metto nel piatto. Lo strudel lo si può accompagnare con un caraffino di crema pasticcera, crema all'inglese però, senza addensante, con una pallina di gelato, oppure così in purezza, è leggero come dolce, che dire, buon appetito! La mia proposta di quest'oggi era un pochino più complicata per me rispetto alle altre, spero vi piaccia. Niente, adesso io vi saluto tutti, ricordatevi di iscrivervi e siamo sempre qua, seguiteci, ciao a tutti!